Il 14 luglio 1998 a Verbania, sulle sponde del Lago Maggiore, con 22 coltellate, Marco Mariolini uccide Monica Calò, 29 anni, la donna che amava. Con Monica, studentessa in psicologia, Mariolini aveva vissuto una tormentata storia d'amore, nel corso della quale aveva costretto la giovane donna a denutrirsi ai limiti della sopravvivenza. 39 anni, antiquario di Pisogne, in provincia di Brescia, Marco Mariolini le voleva scheletriche, filiformi le sue donne, per amarle, goderne sessualmente e soddisfare così la sua perversione. Esasperata, nel tentativo estremo di sottrarsi alle vessazioni dell'amante, nella loro abitazione di Iseo, nel Bresciano, dopo una violenta lite, Monica lo aveva ferito nel sonno a colpi di martello. Aveva poi troncato la relazione, malgrado gli appassionati e anche minacciosi tentativi di Mariolini di riportarla a sé. Reso folle dal rifiuto incrollabile di Monica, Marco Mariolini la uccide, così come in modo agghiacciante aveva anticipato in un libro autobiografico, Il cacciatore di anoressiche, in cui descrive la sua sconvolgente perversione. Lo pubblica un anno prima del delitto e lo invia a Monica con una dedica significativa, con odio e con amore. Giudicato sano di mente dalla Corte d'Assise di Novara, il tragico collezionista di anoressiche viene condannato a 30 anni di reclusione. Sconta la pena nel carcere di Bergamo. Sono stato condannato fin dall'adolescenza a essere un diverso, avere una terribile perversione sessuale. Questa è la frase di esordio del libro autobiografico che lei, signor Mariolini, ha scritto, peraltro 2 anni prima del delitto. Sì, ormai quasi 4 anni fa. Lei quindi è stato sempre consapevole di questa sua realtà deviata? Beh, fin da bambino, fin dall'età dell'asilo. Chiaramente poi il problema si è evidenziato durante l'adolescenza e poi nell'età adulta è diventata una vera e propria ossessione, una necessità. Una necessità esistenziale proprio. Io mi definisco un anoressofilo. Ecco, lei mi diceva... Il primo e unico esemplare esistente di anoressofilo. Lei lo dice con compiacimento? No, lo dico così. Un destino che mi è toccato e di cui sento di non avere la minima colpa. Ecco, e quali erano le caratteristiche che una donna doveva avere nella sua immaginazione per attrarla? Ma nessuna caratteristica particolare, sì, dei bei lineamenti e poi che fosse più ossuta possibile, ecco, diciamo, più che sottile, direi, ossuta. Scheletrica. Sostanzialmente. Ecco, ma lei, questa anomalia del gusto, chiamiamola così, da ragazzo come la viveva? Già come un tormento? No. Il tormento è cominciato a nascere nel momento in cui mi sono reso conto delle difficoltà che avevo a stringere relazioni con donne così. Magari lasciavo perdere delle facili occasioni con ragazze normali, anche carine, con le quali non ci sarebbe stato il minimo problema, ma non mi interessavano. Andavo sempre alla ricerca della più magra del gruppo e mi andava male proprio con quella. Lei non aveva rapporti sessuali con le ragazze? No, fino a 19 anni ho dovuto purtroppo rinunciare a questo privilegio. E a 19 anni cosa accade? A 19 anni accadde che finalmente conobbi Lucia, quella che poi, poco più di un anno dopo, sarebbe diventata mia moglie. Ecco, questo rapporto sessuale con Lucia la appaga, placa in qualche misura questa sua ossessione? No, francamente rimasi un pochettino deluso, comunque con un certo sforzo di immaginazione non ci furono eccessivi problemi. Ma perché? Lei rimane deluso perché non la trova abbastanza? Solo e semplicemente perché non era così magra come me l'ero immaginata. Cioè... Una volta che la vede senza sì, veli? Sì. Diciamo. Beh, poi come evolve questa storia? Cosa accade, Mariolini? Questa
Questa cosa evolve in maniera un po' strana. Io dopo pochi mesi partii per il servizio militare e pensavo di lasciarla, no? Pensavo che una volta a Pisa, che andavo in Parà, là non avrei avuto problemi a trovarne finché volevo. Battaglioni di anoressiche? Sì, diciamo così. Poi invece ho rincontrato le stesse difficoltà di prima. Dopo 2 o 3 mesi che ero là, ho visto che non combinavo nulla, allora ho cominciato a ripensare a Lucia, perché insomma, ecco, poi è successo che sta ragazza era corteggiata anche da altri, perché effettivamente era abbastanza carina, quindi la corteggiavano, e siccome io l'avevo praticamente lasciata, io ha cominciato a dar corda a un altro. Innanzitutto a quello lì gli volevo far la pelle, e per un anno questo pensiero mi ha ossessionato, anche dopo che Lucia era da un anno tornata con me, ancora non ero riuscito a digerire questa faccenda, e quindi alternavo dei giorni in cui la maltrattavo a giorni in cui mi sdolcinavo per lei, insomma. Cosa vuol dire maltrattavo? La picchiavo, Dio, non è che la picchiavo, le mollavo un ceffone magari all'improvviso e cominciavo a darle della puttana. Però questo non ha a che fare con la perversione sessuale, questo ha a che fare con un dato di violenza interiore. Sì, chiaramente si scatena la violenza, ma qui è proprio un qualcosa di patologico che evidentemente c'è in me. Ma questa ragazza a questo punto corrispondeva al suo ideale estetico? Nel frattempo, in seguito a queste minacce, a questi tira e molla, di trattarla bene, trattarla male, così lei era dimagrita sensibilmente di 5-6 kg. Pensavo che con altrettanta facilità avrebbe potuto perderne altri 2 o 3. Lei chiede a Lucia di dimagrire? Sì. Drasticamente, per piacerle. Sì. Questa ragazza che diventa sua moglie, ecco, lo accetta senza ribellarsi, accetta questo sacrificio senza ribellarsi? No, una ribellione esplicita non c'era, però si manifestava questa sua ribellione probabilmente a livello inconscio, cioè nel momento in cui lei dimagriva, lei mi piaceva di più da un punto di vista sessuale, di pari passo mi amava meno, quindi acquistavo un patrimonio da una parte e lo perdevo dall'altra, ancora più importante. Però, il patrimonio erano le ossa, lo scheletro di questa donna. Patrimonio nel senso di attrazione fisica nei suoi confronti. Perché lei quando appena passava di un chilo, lei non... Sì. Bastavano pochi chili di differenza, anche perché quando poi mia moglie raggiunse, mi ricordo, i 33 chili, il peso più basso che ha raggiunto, quando poi ritornò anche solo 35-36, non mi piaceva più, perché ormai mi ero abituato al suo aspetto a 33 e non riuscivo più a accettarlo a 36. Però lei non si rendeva conto, ecco, che le sue erano richieste gravose, che potevano incidere pesantemente sulla salute di questa ragazza. Conto, sì, non per niente. Io parlavo di queste cose con gli psichiatri. Senta, Mariolini, quindi lei da sua moglie ha avuto 2 figli. Sì. Insomma, in poco tempo, in pochi anni. Sì, ed è stato appunto... per loro che a un certo punto desistì.